vero? Aspettiamo, aspettiamo già, vediamo chi è. Chi è? Vai tu? Vado io, porca, tranquillo. Scusa, per mezzo per mezzi euro le prendo io. Wow, Eleonora Gioia! Sono tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, sono le bellezze di un bene profondo, fatto di sogni. Il vostro onore? Diciamolo. Con due divinità. Ma che? Ma vieni, senti qua con noi, Eleonora. Caffè un goccio non di caffè. Me lo faccio subito, per brava. Carità di Dio, non mi mettete il caffè. Buongiorno. Ciao. No, non lo vuoi. Ciao. No, tesoro, se fai denti neri le attrici di cinema. Capirai, io ho tutti quelli che bevo. No. Li puoi bere, ma dopo devi sciacquare i denti, non lo sapevi? No. E se no fa la coltre marrone. Orca miseria, quindi io stato in onda sempre coi denti marroni. Simone, non mi hai detto niente. No. Tu ce l'hai bianchissimi. Però, come fa Valeria Marini, si può bere il caffè con la cannuccia. Ma direi di andare avanti. Ragazzi, Valeria l'ha imparato in cinema. Ah sì, perché la cannuccia si usa per bere anche l'acqua in cinema se hai la bocca col rossetto. Ah, vedi? Oh, certo. Allora, che bello festeggiare la festa della mamma. Allora, della mamma prima... in seconda con te, perché tu sei mamma e nonna. E non c'è dubbio, ma la prima cosa ti prego, perché oramai essendo una veterana, sì. Il pubblico sarà sorpreso perché io sono sempre, da quando sono piccola, bianca o nera. È vero. In onore della mamma oggi, mi sono vestita da uovo di Pasqua. Ma mi piace tantissimo. Ma questo colore, tu che sei... Ma no, ma adoro il fiorato, la mamma, no? La mamma... Anni 50, aiuto. Quella rassicurante. Bella, bella, bella. Allora, che rapporto hai avuto con la tua mamma? Ah, ragazzi. Mamma, scusami, perché mamma per mia fortuna c'è ancora. Ah, che bello. Ah, auguri. Mamma... Come si chiama? Non è italiana, mamma. No. È ungherese austro-ungarica, quindi. Degli anni 30. Quindi si chiama Maria Roma, nata a Budapest, nel suo nome c'era un destino, perché sua madre divorzierà, sposerà un generale italiano... E mamma arriverà qui. Ma pensa te. Esatto. Guarda che bella. Auguri, bella, auguri. Signora, Maria Roma. Maria Roma. È la tua festa. Mamma, mamma. Allora, una mamma. Scusami le sì, spalle. Cioè, parlo là perché... Allora, guarda, una mamma. Puoi anche parlare al pubblico. Austro-ungarica, il che vuol dire la sua educazione è fondata sul senso di responsabilizzazione dei bambini come individui fin da piccoli. Morale, mamma, te lo confesso, io invidiavo tutte le mie amichette figlie di mamme italiane che le facevano i regali, che le consolavano se non studiavano. No, io avevo tutti 10 e lei mi diceva questo è il tuo dovere. E però le bambine che non studiavano, le somare, che piangevano perché lo zero con le mamme, la mamma diceva dai, vieni qua, Anni, e gli comprava il regalo per lo zero. E io volevo essere figlia. Poi mi piaceva la marmellata di castagne. La nonna della mia migliore amichetta italiana andava a fare i compiti, trovavo la marmellata di castagne. A casa non la potevo avere, diceva, qui si mangia albicocca, basta. No. È così, così, perché sono tedesche. Cioè, sì, però poi quelli sono tremendi. Un'altra mentalità. Ecco. Per cui, insomma, e tu, cosa hai imparato dalla tua allora, mamma? Io non sono riuscita a resistere da essere austro-ungarica anch'io. Ah, sei stata con sì, i tuoi figli sì. Ora così anche tu? Nell'educazione. Mio figlio grande, che ora ha più di a 40 anni, sì. Era quasi convinto che io gli rimassi contro. È stato durissimo perché a 18 anni mi ha scritto una lettera commovente. 3 pagine, mamma, ah, sì. Grazie. Ora te lo confesso. Io pensavo che tu mi volessi rendere la vita difficile. Amore. Pensa, perché io volevo si facesse la cartella da solo, l'ordine la sera, la doccia da solo, tutto. E poi mi ha detto grazie, mi hai dato una marcia in più. L'hai reso indipendente. Però io sono stata austro-ungarica. Ma molto italiana, io sono italiana, ragazzi. Brava. Lo sai qual è la cosa che noi italiane facciamo rispetto a loro che fanno prendere il volo ai bambini dal nido? Noi ci siamo finché siamo vive. Io ai miei figli lo dico sempre, ricordati che io ci sono. Brava. Mamma mi diceva, no. Ora hai preso la vita, tu devi andare per tuo conto. Sì, io ho sempre detto una viva cosa. Viva l'italiane, sì. Viva l'Italia! Ma scusa, poi io dico sempre una cosa, mica ce li hanno regalati. No. No, abbiamo pure fatto fatica. Assolutamente. Quindi noi ci siamo loro sempre. Loro devono essere, io sono la garanzia. Loro sono nati perché io e suo padre, il loro padre li abbiamo voluti, loro devono sapere che in qualsiasi momento io gli garantisco che sono qui
per una ragione e non devono mollare mai. Il porto mai. Sicuro. Noi ci siamo. Il porto sì. Sicuro. Assolutamente. Devo dire che quelli che beccano te come suocera hanno un grande C. Una grande fortuna. Beh, tu sei... Stai prendendo in giro? No, io penso che loro cioè, abbiano grande fortuna. Io credo che mio genero mi adori, però magari mi ha solo preso in giro fino adesso, quindi no. Poi ti do il numero, chiami Filippo e glielo chiedi a lui, perché... Va bene, però... va bene. Dopo vedremo la festa della grande certo, fiore. La festa del matrimonio, ma certo. Certo, le suocere sono come i motori, gioie e dolori. Bravo, no. Però c'è da dire una piccola differenza. È vagamente più la suocera, quella delle barzellette, che è come i carabinieri. È tremenda. La mamma del maschio, no sì, della sì, femmina. Ha ragione. Perché lei è la competitor con la nuova donna. È vero. E qui abbiamo un sacco di piccoli consigli che mi permetto di dare. Mi permetto di darli. Ma ti prego, sì, perché... Ragazze mie coetanee, che noi lo sappiamo che storia d'amore sia col figlio maschio. Ebbene, il figlio maschio diventa l'amore di una giovane donna . E noi dobbiamo essere capaci di ricordarci quando eravamo noi al posto loro . E liberare questi maschi, lasciare le loro mogli libere di sbagliare senza certo. Che tu rompi le scale, fare come gli pare, certo. Che è fondamentale. Stare a casa propria, banalmente. Stare a casa propria, non risolvere. Certo, brava, allora, già. Ci sono delle volte che io mi accorgo in questa mia nuova ruolo, perché da poche settimane che sono nonna e suocera, che magari anche... Bambino, magari io penso delle altre cose sulla mia vecchia. Mai dire, mai dire. Io sto zitta. Ma poi ci sono le nuore, ci sono le nuore poverine. Appunto. Che voglio dire, ecco, esatto, che magari hanno dei bambini da crescere. Allora, grazie Eleonora, ma non sono d'accordo su nulla. I figli restino fino a 60 anni, ecco. Vai pure l'ansia. No, ci sono le nuore che poi magari devono tirare su dei bambini, hanno bisogno di anche di apporti da parte dello Stato. Assolutamente. Quanto costano i bambini? Quanto costano i bambini? Qui ci vorrebbe un esperto che ci illumini. Simona, conosci qualcuno? Posso dire una cosa? Per questa cosa che l'avevo fatta fare anche ai miei figli, non ultimo, loro quando arrivano a casa schiantano, dormono certo, perché sono stanchi, capito? E la madre? Vogliamo parlarne? No, non facciamo ipocrisie. Io ricordo quei pomeriggi alla piscina come degli incubi. Povere madri. Come? Nella bolla di vapore della piscina due ore. 40 gradi. Diventi zuppa, poi passi allo spogliatoio, ci sono 20 demoni, bambini. Ti fai la doccia, ti lavi pure la doccia, tu fradicia, sudando. Posso darti una brutta notizia? Esci polmonite che sei esatto. Gelato. Però io ti voglio dare una brutta notizia. Io ho ricominciato come nonna a fare adesso questo. Comincerò anche ti toccherà la piscina con i 40 l'ora. Gradi. Non vedo l'ora. Allora. Però il lavoro di mamma è duro. Prima parlavate dei giorni dopo il parto e si fa finta di niente. C'è molto tema in questi giorni per quella dichiarazione dell'imprenditrice sulle donne adulte, eccetera. Ragazze, tornare al lavoro tre giorni dopo, va bene, la Unzi che l'ha fatto. No, io non ci sto. Partorire, la gravidanza, la fine di quei 9 mesi, sono un trauma per il corpo. Certo, chi non ha poi i tagli del cesareo, il dolore quando allatta. Ma non facciamo finta che dobbiamo avere delle prestazioni da superwoman. Brava, sono assolutamente d'accordo. Cioè, le donne d'accordo. Hanno il diritto di avere la maternità certo. E che il lavoro dia loro quei 2 mesi, io non lo so quanti sono, per riprendersi. Certo. Sì. Ma vogliamo anche dire che si può anche essere in sovrappeso dopo aver partorito? Perché vedi le foto di queste che hanno partorito il giorno prima e sono tagli a 40. Vabbè. Cioè, permettiamoci di avere dei chili in più e di perderli nel tempo. Vabbè. Senza sono nessun problema. Sono d'accordissimo. Quello... Poi posso dire una cosa che può essere una scelta delle donne, soggettivamente, le donne possono magari tornare il giorno dopo oppure 2 mesi dopo, cioè, deve essere una scelta soggettiva. Per esempio, se hai punti, una cicatrice interna, il cesareo, cosa 3 giorni torni? No, le donne hanno il diritto, non è una malattia il parto, ma è un evento clamoroso per il corpo. Comunque molto stressante per quindi il corpo. Va bene, ma adesso vogliamo parlare di te, cara Eleonora, vogliamo conoscerti meglio attraverso i nostri aforismi. Cominciamo subito con il primo. Vediamo. Il primo aforisma è eccolo qua. Possiamo soltanto decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso. È di Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli. Eh beh, io aderisco assolutamente perché noi non abbiamo ricchezza in denaro, anche se fa molto comodo. Abbiamo un'unica ricchezza, che è il nostro tempo. Spesso ce ne dimentichiamo. Spesso ce ne dimentichiamo, perdiamo tempo, per esempio, ad arrabbiarci per cose che non possiamo modificare.
A me mi ha molto aiutato le religioni, il buddismo anche col cristianesimo. Cioè, prendi le distanze perché c'è un unico bene. A me quante estati mi sono rimaste? Che ne so, so più grande di voi. Entra in un tempo e quindi non si spreca più neanche un minuto. Bravi. Sono le cose che ci fanno stare così bene. Adesso voglio mostrare al nostro pubblico un filmato di Eleonora Giorgi, giovanissima, a 16 anni. Tu hai fatto questa intervista, non so se te lo ricordi, veramente senza filtri, con Enzo Biagi. Bellissima, ah, guardate. No, sì, attenzione, è bellissima. Paola, io lì ero molto malata, l'ho scritto anche nel libro. Oh, vediamo. Lo vedrete, che è una ragazza normale. Guardate. Eleonora Giorgi. Così, per fare attraverso la sua storia, la storia di una ragazza che è arrivata a fare il cinematografo. Ma Eleonora è nata in una famiglia dove a 8 anni, 9 anni, mia madre mi parlava di Nietzsche. E questo ha un senso. E a 14 anni ero a Londra. E una mamma che parla di Nietzsche rende la cosa molto chiara. Mi parlava di Nietzsche, questo significa che mi parlava non solo di Nietzsche, ma di Picasso e di tante altre cose. Di quelle cose che secondo me contano. E a un certo punto Eleonora studiava a 14 anni, per molti anni ha passato l'estate a Londra, ha vissuto il momento hippie, è stata in India, ha vissuto tutte queste cose dei giovani, un certo tipo di rivoluzione, dove il sesso non è più il sesso materiale, ma è l'amore. Cioè l'amore è un fatto innanzitutto, può essere un fatto privato o pubblico, ma comunque non è un fatto di sospiri e di cicciolini, è un fatto profondo, è un fatto interno, è una cosa psicologica, fisiologica, ma non pubblicitaria. Io lo vedo un fatto pubblicitario, una cosa commerciale, capitalista. Beh, capitalista qua mi pare veramente sprecato. Capitalista sì, perché fa sempre parte di un certo tipo di sistema che usa il sesso e lo consuma e lo chiama amore. E non è amore questo. Sì, ragazzi, io ragionavo bene. Questo è uno spot contro la droga per i ragazzi. Io ero malatissima, ragazzi, qui e si vede. Anche se ragionavo lucida e razionale. Spot antidroga. Perché guardate che sta molto meglio Cicciolina lì accanto. Comunque, brava. Vabbè, che lo comunque dici, nella vita succede tutto. Certo. Io sono trasparente, l'ho raccontato in un libro, sì. L'ho raccontato a Baudo. Abbiamo fatto. Hai fatto quindi bene, perché questo davvero può servire per i ragazzi. Ma io sono un esempio. Certo. Sono un esempio. Adesso sono troppo vecchia anche soltanto per testimoniarlo. Non è vero, ma non è sei mai vero, troppo vecchia. No, ma intendo dire che ci sono dei problemi che a 20 anni fronteggi e ci puoi cascare mani e piedi. Sì. Ma ricordatevi che se ne può venire fuori e ma si diventa così. Al di là di questo, io volevo farti vedere questo filmato perché lì tu sei già la protagonista di Borotalco. Secondo me Carlo Verdone si è ispirato a questo, ma ve lo mostriamo tra pochissimo. Pochi minuti di pubblicità e torniamo a citofonare le due. A tra poco! Sempre più pubblicità, grazie, perché andiamo benissimo, ecco, andiamo a tu per tu con Eleonora Giorgi, mille più sfaccettature. Allora, stiamo chiacchierando con Eleonora mamma, Eleonora nonna, Eleonora attrice. Allora, cara Eleonora, noi abbiamo preparato un filmato dove abbiamo trovato alcuni dei tuoi film, perché metterli tutti saremmo stati qua 3 ore, ma per riassumere un po' la tua carriera, guardiamolo insieme. È un onore per me. Che mi c'è, come dire, una stupenda ragazza, Eleonora Giorgi. Credi che non lo sappia che cosa vogliono gli uomini da me? Lasciala perdere, Magda, torna con me. Amore mio, peccato che tu sia solo un poliziotto. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Senti, controlla la pratica al ministero per l'esportazione di valuta. Pronto? Ah, sei tu. Guarda che ho 3.000 cose da fare, puoi richiamare. Qui è un inferno, cosa vuoi? No, pensavo che se stasera tu potessi portarmi fuori. Dove? Ma dove ti pare, non so, andiamo al cinema, a teatro. È già un mese che non usciamo. Andiamo a ballare, eh? Mi porti a ballare? Amore, ma lo sai che la sera sono stanca. Certe volte mi chiedo come sia possibile che una persona fondamentalmente buona come Dio possa accettare che accadano delle cose tanto brutte. Ma Dio è tutto indecifrabile. Ma secondo te, Dio di che segno potrebbe essere? È una domanda interessante.
Non lo so, io me lo immagino come qualcosa di potente, di forte, qualcosa come il toro e il leone, forse così. Errore, ci cascate tutti. Sì. E beh, se è nato il 25 dicembre non può essere che Capricorno, no? Ma che c'entra? Quello è Cristo. So due cose diverse, no? O no? Mi sa che c'hai ragione. Eh? Senti, che rapporto Eleonora con Carlo Verdone. È un rapporto che è bello ancora adesso. Allora, per me Carlo è come fratello. Quindi possiamo, io ho fratelli alcuni che non vedo mai, perché siamo tanti, ma siamo fratelli. Carlo capita che ci vediamo delle volte e poi capita che non ci vediamo. Ma se ci riconta... Allora, va in onda la sua cosa, io gli mando un messaggio, è un cuore, una cosa... Io mi sento sorella con Carlo. Bello. Ma artisticamente, questa è una minaccia, Carlo. Io voglio stare sul palco come Lavanoni, come... Cioè, fino a 90 anni. Io con te devo rifare una cosa, eh. Beh, questa magari. È una minaccia, minaccia. Io magari, con te devo magari. Rifare una cosa. Bene. Magari. Proprio per questo abbiamo trovato un pezzo di televisione storica e meravigliosa insieme a Lucio Dalla, La Bella e la Bestia. Vediamo. Oddio, Manuel, c'è Lucio, vieni, dai, dai, ma dai, no, ti prego, no, vieni, che me fai? No. Lucio Dalla! Nadia! Lucio, guarda che ti ho portato! Il tuo grande amico Nadia. Manuel! Nadia! Sì, Manuel Fantoni! Salve! Manuel, il tuo grande amico! Molto lieto! Salve, molto piacere! Ma che scusa, non lo conosci? Ma tu chi sei, scusa? Io non... So uno. Che bucciardo! Sono 20 anni che mi prendo in giro. No, ma io non lo conosco io. Ma tu sei quello che diceva che sei forte d'avambraccio, che la mia musica. Hai detto che la musica era velutata. Sì. No, non ho mai detto questo, no, perché invece c'è un bel sound, non è vero. Adesso dici che c'è un bel sound. No, ha detto lei, non è vero. Ho sempre rispettato la tua musica. No, ma ha colpito la cosa dell'avambraccio, quindi secondo me nasconde una cosa strana, sta cosa dell'avambraccio, perché posso metterti alla prova? Sì. Suoniamo. Sì. Da quella del Luna Park. Lo scimmione si aggirava, quando giostra al bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava, facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo, benedetto, avambraccio, 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 avambraccio. Bestia con l'H. Sì, bellissima. Tra l'altro questo fu un programma di grande successo che condussero Lucio Dalla e Sabrina Ferilli, alla quale vorrei dedicare un applauso perché ha appena vinto il premio speciale Sabrinona, ti meriti tutto. Orgoglio italiano. Viva Sabrina. Però posso dire... Simona, ti prego. Era Lucio? Sì. Dalla. Sì. Lucio. Era proprio lui. Ciao Lucio. Ci manca è nei tanto. Nostri cuori, sempre. Le sue canzoni sono la nostra storia. Sono quei personaggi storia. Immortali eterni la nostra che saranno storia. Sempre con noi. Manca molto Lucio con è le vero. Guerre, con le pandemie. È vero. Bussano. Suonano, vado io. Hanno bussato. Vado io. Chi è? Io lo so chi è. Barbara Boucher. Physical. I wanna get physical. Let's get into physical. Your body talk, let me hear your body talk. Let's get physical. Allora, dove mi devo mettere? E sei ancora physical, porca miseria. Sei ancora physical, glielo dico tutte le volte che la vedo. Va bene. Veramente, complimenti. Grazie, Barbara, ragazzi, complimenti ad Eleonora. Siete mamme e nonne immortali. Ecco, brava, tu sei un... No, dico, devi uscire un po'. Che da c'è la... poco che posizione abbiamo? Che noi cosa? Siamo cinema, è strana questa posizione. Benissimo. No, perché in televisione siete riprese frontali, quindi tranquilla. Vi vediamo bene tutte e due. Va benissimo. Tranquilla. Allora... Vediamo alcuni momenti della tua carriera. Un'altra Barbara, straniera lei, un'altra nordica, esatto. Grande madre. Esatto. Addirittura un endorsement, scusami, yes. Un endorsement di Otto Preminger. Vediamo. Wow, questo non ce l'ho. Due personaggi femminili si sono imposti all'attenzione della folla e degli inviati speciali. Una è una nuova attrice tedesco-americana, scoperta in America da Otto Preminger. Barbara Boucher. Quando io sono vicino a te,
Mi viene la voglia di spogliarmi! No, per carità! Che facciamo? Della mia personalità! Ah, meno male, meno male. Oh. Barbara Boucher alla battuta 1-0 per i bianchi, pronti, via! È una battuta assolutamente insolita. Barbara è un mammifero della specie Homo sapiens sapiens. Ma chimicamente parlando, poi, chimicamente parlando, è semplicemente un ammasso di carboidrati, di acqua. Sinceramente, poi ha degli occhi molto azzurri, capelli biondi. E poi! Mi scusi, signori, io sono stato attratto dalla sua bellezza. Mi rivolgo a lei da questa parte perché se io mi giro mi si ingeppa la bocca e allora io preferirei farle della domanda. Pudentilla di Oea, riconosci per tue queste parole? Sì, proconsole, le riconosco. Le ho scritte di mio pugno. E lei se ne intende di canto? Farò l'organizzazione e poi anche la regia. Ah! Il regista, le metteur en scène. Ma allora è una commedia. Che bella! Ma l'asino d'oro, che vorremmo... Ai tempi d'oggi bisognerebbe fare ragazzi, un sequel, guarda, dell'asino d'oro. No, ti posso dire che i titoli dei film una volta facevano... Ma no! erano orrificante, l'asino d'oro, la cavalla tutta nuda. Che sembrava, sì, però tu hai fatto anche l'anatra all'arancia, tesoro. Beh, titolo abbiamo buffo, pure l'anatra. Ma strepitosa, certo. Se la vedeva con la Vitti, che non era facile, Monica... E con la parrucchetta corta. Senti, e fu brillantissima. Cosa ricordi di questi tempi in gioventù? Brillantissima, non ti piace? Cos'è? Cosa sta facendo? Barbara mi seduce, mi che tu parli facciamo un po' il gay, fluid, gender. Mi faceva gli occhi sempre. Comunque, vedervi sedute qui una accanto all'altra, siete di una bellezza, sì, che mi emoziona, esatto. La storia del nostro cinema. Madonna, ecco. Grazie ragazzi. Amiche amatissime, amiche amatissime. Allora... Andiamo un aforisma anche per la nostra Barbara Boucher. Allora, vediamo questo aforisma del poeta Jovanotti. Mormora, ecco, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria. Il gossip, le male lingue, eccetera, ti hanno mai ferito nella tua carriera? Hai dovuto lottare verso queste? Come le hai affrontate? Non le ho mai subite, non le ho mai sentite. Vado avanti per la mia strada, ancora oggi non le sento, non le vedo, niente, mi scivola. Questa è la cosa più importante. Questo è il segreto, questo è il trucco. Questa è la cosa più importante, assolutamente. Oggi come oggi, con il social, mamma mia, tremendo. Ma sono tutti con questa cosa, like, non like, le critiche di qua. Non c'hanno niente da fare. Brava. Fanno tutto il giorno online, famosi mamma leoni da mia. Tastiera. Beh, i leoni da tastiera dietro un nickname, insomma, ne abbiamo parlato ampiamente. Senti, che mamma sei col tuo Alessandro? Allora, vabbè, austro-ungarica, io sono tedesca, cecoslovacca, quindi con... Quando senti che c'ha quasi questo viene fuori. Questo viene fuori? Questo. Io sono del parere che... I bambini nascono, non sanno cosa devono fare. Certo. Siamo noi mamme che li dobbiamo insegnare, certo, di le regole, ma non solo camminare, mangiare, andare in bici, studiare. La vita. Certo. Valori. E siamo noi che lo dobbiamo insegnare. Se non lo insegniamo noi, loro vanno... Per forza. Ti faccio vedere questo filmato perché poi ne parliamo, visto anche il lavoro che ha fatto tuo figlio Alessandro Borghese. Andiamo a vedere. Che simpatico tuo figlio. Grazie. Il suo rapporto col cibo è... Io non c'ho mai fame. Veramente? No, non ce l'ho proprio. Per me è una tortura di dover mangiare prima colazione, pranzo e cena. Se vuoi che io mangio con gusto, che ogni giorno devo mangiare un altro tipo di cucina, non so, un giorno cinese, un giorno francese, un giorno tedesco, allora trovo piacere. Alessandro, tu devi mangiare il tuo yogurt, vero? Sì, lui mangia un yogurt diverso ogni giorno, come merenda. Come merenda. Mm. Poi a cena? Quella che non faccio io, lo faccio fare da Tolo. Lui a pranzo mangia ogni giorno pesce, pollo, carne, cervello o fegato, ogni giorno una cosa diversa, con una verdura. Poi si mangia certe scodelle di frutta,
Che io, guardo, non è possibile. Metto dentro una pesca, una banana, una prugna, una mela, tutte insieme. E se la mangio. Ah. Poi alla cena invece mangio di meno perché non deve andare a letto con la pancia piena. Allora alla cena in genere c'ha la sua pasta, il riso, il semolino. Ma queste cose che si danno ai bambini, panini col burro, lo zucchero... Mai, mai. Zucchero proprio mai. Ha fatto il cuoco, ha capito perché fa lo chef. Alessandro Borghese è diventato il grande chef che tutti conosciamo per sopperire a una madre che non gli ha mai dato pane, burro e zucchero. È lì. È bravo, è così. Cioccolata, è così, niente. È così, e ancora oggi quando io dico, cosa mi hai fatto? No mamma, io non perdo il mio tempo, la mia conoscenza a cucinare per te, perché so che tu non apprezzi, che tu non mangi, tu ma tu veramente non hai mai fame? Così, così. È il mondo tedesco, io so come lei, è quell'educazione. Ovviamente, non abbiamo avuto mamme tedesche noi. A noi ci piace proprio mangiare. Lo so, io e guarda, posso lei. Dirti? L'ascoltavo come lei, ecco. Non amo mangiare. La mia nuora, Wilma, è l'opposto. Ah, vedi. Mangia tutto e tanto. E Snella? Chi è questa, tua sorella? La mia, no, mia sorella, no, mia nuora, amore, mia nuora, Wilma. La moglie di Alessandro. È un metabolismo da gara. Lei è alta, snella e mangia tanto. Ecco. Brava Wilma. E lui è contento. Lo credo. Perché per una cosa che mangia. Ma guarda che nonostante lo zucchero che tu non hai dato a tuo figlio, ti ama immensamente e ci ha mandato questo messaggio. Dai. Ah, sì? Ma è raro. Raro. È quello un po' tedesco come te. Un pochetto. Ciao mamma, un bacione grande da Venezia e che dirti, sei sempre una grande mamma. Mua. Grazie. Ma Barbara, soprattutto per i piatti che mi ha insegnato, poteva dire. Se posso permettermi, Barbara, io l'ho conosciuta prima del marito e dei figli ed era molto tedesca. Poi si è sposata a Napoletano, che cucinava, simpaticissimo. Io quando li ho rivisti insieme, lei era diventata un'italiana. Io era diventata Napoletana. Lei tedesca, napoletana e questo mix è esatto. Perché suo marito cucinava. Io mi ricordo confrontoni, attrezzava le cucine, fantastico. Ma abbiamo anche un video messaggio per te di regalo, cara. Cara Eleonora dal Paolino. Quelli sono obbligati. Ecco. Qualsiasi mio parente è obbligato, deve dire Yavol e eseguire. Dal tuo Paolino. Io Paolo. Sti figli che abbiamo. Oggi è un giorno speciale, importantissimo, sì. Perché è la festa della mamma, quindi mami, tanti auguri. Auguri a una super mamma. E poi auguri anche a un'altra super mamma. Ah, grazie, auguri a tutte voi mamme. Ciao, baci. Ciao mami, ti voglio bene. Tanto. Grazie. Che bello, poi il messaggio della nuora. Perché lei ha già una bambina di 6 anni. Sì, sappiamo. Quindi sappiamo. Io vado in quella casa, glielo dico sempre, vengo a prendere serenità, entro turbata, sto lì zitta, tranquilla. Domanda, ma vai solo quando ti invitano? Allora, lei... Io vado solo quando mi invito. Allora, io non andrei mai senza invito. Ogni volta Clizia dice, ma tu lo sai che devi suonare? No. Però no. Lei è una persona di un accogliente. Sì. Che bello. Sempre. Paolo mi dice sempre no. Ah, ecco. Sempre, non venire, ho da fare. Paolo, però, scusa, mi spezza il cuore. Adesso che sei diventato papà, dovresti che... Mi permetto di dirlo perché lo conosco da quando era piccolo. Cioè, adesso già, diventato... tu, amico di mia figlia, certo. Quindi sono cresciuti insieme. Cioè, sempre, adesso che sei diventato papà devi capire, non puoi dire a mamma sempre no. Scusa, così se no mi fai nervoso. Io parlo direttamente con lei perché lui questo fa... riprova che anche dai reality, perché loro si sono conosciuti in reality, da reality possono nascere degli amori così belli. Senti, belle, ma se vi chiedo ad entrambe il momento più bello che ricordate tu con i tuoi figli, che ne hai due, e tu Barbara con tuo figlio. Io due ho,
Sì. Ah, vi ricordate? Due maschi. Io due maschi. Noi abbiamo due maschi, due maschi. Tu anche hai Massimiliano, tre figli, di cui due maschi e una bambina. Tu hai due maschi, mi ricordavo. Io tu maschio uno. Femmina. Tu hai un maschio, quindi ecco, ci capiamo. Sì. Il momento più bello che ricordi con i tuoi figli, un momento in particolare, ce l'hai? Ah, ci sono tanti, ci sono tanti. È difficile scegliere uno. Certo. Vedi, come l'hai visto qua. La gioia di avere dei figli per me, alla nascita proprio. La nascita. Io quello. E quello è il momento più bello. Infatti quando sì, te la danno il braccio. Il miracolo della vita. Ecco. Se ti potevo rispondere anch'io, sì, è esattamente quello, per tutti e due. Il momento più esaltante, dopo tutto quel dolore, quella fatica, passa tutto. Ma perché tu hai fatto un cesareo no, o l'hai no, fatto no, naturale? Dolore di parto. Io sarei ad ascoltarvi parlare per ore, perché anche sembrate due vecchi amici al bar. Ragazzi, è doloroso. Esatto. Ma che non è abbiamo doloroso? Però una non è doloroso partorire? Caspita. Io sinceramente ho fatto il cesareo perché ma dopo stavi male, però. Il mio marito di allora era un calciatore, quindi o lunedì o niente. Allora chiudiamo con un aforisma per voi due come mamme. Ecco. Allora vediamolo insieme. Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri. Beh, ha fatto un bellissimo lavoro, perché noi siamo donne forte. Certo. Vedi gli ebrei. E quindi, ecco, che passa dalla madre, pure ecco, la religione e certo, tutto. E questo è forte la religione, ma gli ebrei in particolare, tu ecco, sei ebreo se sei di madre ebraica? Ah, questo ecco, non lo so. Però credo proprio quello che stava dicendo Barbara, che siamo donne forti. Siamo anche donne dolci, sappiamo di dare e poi come si dice? La bastone carota. Bastone carota, ecco. E io mi ricordo Alessandro, mio marito non sapeva parlare, sapeva fare tante altre cose, però parlare con i ragazzi non lo sapeva fare, certo, quindi venivano da me. Certo. E questo mi è sempre riempito di gioia, che Alessandro in particolare che veniva, mamma, allora, sai, la prima volta. Ne parlava con te? Sì. Dai! Ah. Dell'amore? Sì. Che bello! Che confidenza grande! Sì, sì. Anche con anche devo i tuoi? Dire, anche i miei ragazzi parlano con me. Sì. Perché si fidano dei miei pensieri e io essendo donna, chiaro, è una visione diversa. E io tante volte Alessandro dice, mamma, sai che lei non vuole che io, tu devi dare retta a quello che vuole, piano piano, non a fretta, vai piano piano, finché lei ti chiede, esatto, perché so io. Perché essendo donna, esatto, chiaramente avevi l'altra parte della fantastica metà. Ragazze, io, allora, io una cosa così non ci riuscirei. No? Dai. No, sono pudica, no, c'ho quel lato no, inglese no, tremendo. No, mi parlano di sesso, mi piglia un colpo. Io sono più come bambina. Chissà a casa come sono mai con i loro figli, magari se lo staranno chiedendo. Ma a proposito di figli, di nuore, prima parlavamo di suocera, abbiamo la nostra Fiordaliso che è imbucata in un matrimonio. Ah.